questa grande convinzione che un mi piace può aiutare. Mi fa volare, mi fa volare. Questa è Radio Mi Piace. Tanto non capirai. Orgoglio Barese su Radio Mi Piace. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai. Orgoglio Barese su Radio Mi Piace. Buon mercoledì 17 gennaio. Un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, mentre non si esaurisce ancora il clima di festa attorno al nostro Bari per i suoi 110 anni, mancano sempre meno giorni al ritorno in campo. C'è infatti il Cesena di Castori che aspetta i biancorossi, puntata odierna che si dividerà tra calcio giocato, direi finalmente calcio mercato, con notizie, ospiti e tante altre cose che scopriremo nel corso della puntata. Partiamo subito, puntata tutta da seguire, ma prima di iniziare vado a salutare Luca Deleteris. Buongiorno Luca. Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a te Nicola, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Mi Piaci. Linee aperte per i nostri radioascoltatori e tifosi del Bari, contattateci per dirci la vostra, per farci le vostre domande di calciomercato o per rispondere al nostro quesito odierno che riguarda appunto il calciomercato del Bari. Quello che vi chiediamo è: il presidente Giancaspro ha dichiarato che non ci saranno operazioni nel reparto offensivo, sia per quanto riguarda le uscite sia per quanto riguarda le entrate. Siete d'accordo con questa decisione del presidente del Bari? Bari che ieri ha sostenuto una doppia seduta e per la prima volta da inizio stagione mister Grosso ha tutta la rosa a disposizione. Doppia seduta per i biancorossi sul campo dell'antistadio. Al mattino la squadra ha svolto lavoro atletico, torelli ed esercitazioni tecnico-tattiche, anche una partitella conclusiva. Nel pomeriggio seduta in palestra per un lavoro di forza ed esercitazioni con il pallone. Sul campo dell'antistadio del San Nicola invece nel pomeriggio ha lavorato il gruppo dei portieri con Micai, De Lucia, Berardi e Conti agli ordini del preparatore dei portieri Massimo Cataldi. Per quanto riguarda quest'oggi, seduta pomeridiana con inizio alle ore 15. Grosso che quindi da un lato sorride per aver recuperato tutti i calciatori, ma dall'altra dovrà far spallucci e cercare di gestire al meglio questa abbondanza. Sino ad ora è stato bravissimo nella gestione del gruppo, facendo sentire importanti quasi tutti i componenti della rosa, ma ora avrà veramente tutti titolari, tutti i calciatori sullo stesso livello da gestire. Molti si chiedono se e come cambierà il Bari con i rinforzi di gennaio. Beh, io credo che molto probabilmente si giocherà con la difesa a tre, con Marrone che, per quanto non possa piacere a tutti, credo sia tra i giocatori inamovibili. È stato preso per fare difensore e lì giocherà. Attorno a lui penso che si alterneranno gli altri tre potenziali titolari, quindi tre calciatori per due maglie, vale a dire appunto Diakité, Gyomber e il nuovo neoarrivo Oikonomu, con Emperer primo rincalzo. A centrocampo, da non sottovalutare la possibilità di vedere Anderson esterno destro a tutto campo in un 3-4-3 che continua a ritenere il modulo migliore per questo Bari insieme al 3-4-1-2. Per il resto credo che sull'auto di sinistra ci sarà un ballottaggio Delia, Balkovec, calciatori molto simili dal punto di vista tattico soprattutto. In mediana credo che l'unico con la maglia da titolare assicurata sia Teio. Per l'altra se la giocano in tre Bascia, Petriccione e Busellato, con Albanese credo avvantaggiato rispetto agli altri. Le più grandi incognite sono in attacco, con Grosso che sta lavorando tanto su Floro Flores e Sissé, che potrebbero anche giocare esterni d'attacco. Floro l'ha già fatto nella partita di Carpi. Tuttavia credo che i titolari saranno ovviamente Galano a destra e il Prota a sinistra, il Prota libero di pensare solo ad attaccare. E al centro dell'attacco credo che al momento ci sia un ballottaggio Nenè Kozak. Luca, che ne pensi? Sì, l'hai disegnata bene, insomma, perché in questo momento penso che Kozak abbia, diciamo, acquisito un vantaggio importante rispetto agli altri attaccanti, così come Nenè nelle ultime uscite in cui è stato chiamato in causa non ha assolutamente demeritato. Diciamo che fondamentalmente
il 3-4-3 penso possa essere una buona, un buon compromesso tra la stabilità difensiva, che sicuramente si potrebbe ritrovare con un modulo con tre difensori, che andrebbe chiaramente a valorizzare anche i nuovi acquisti avvenuti nel mercato di gennaio, e la situazione di Galano, che chiaramente in un 3-4-3 potrebbe, diciamo, allo stesso modo esprimere il proprio potenziale al meglio. Diciamo che fondamentalmente, se dovesse arrivare un calciatore come Memushai, probabilmente poi Grosso valuterà anche altre soluzioni, perché probabilmente il ruolo in cui rende meglio è sicuramente il ruolo di mezzala, e potrebbe quindi prendere in considerazione anche l'ipotesi di giocare con il 4-3-3. Però fondamentalmente credo che con questi interpreti, un 3-4-3, considerate le caratteristiche di Delia e Anderson, così come di Savelli e Balkovec, possa essere in realtà un modulo abbastanza efficace. Diciamo che il limite del 3-4-3 è quello di perdere un uomo a centrocampo, quindi si va in inferiorità numerica. Però ho parlato anche del 3-4-1-2, e lì magari si potrebbe utilizzare Galano, che purtroppo verrebbe sacrificato come seconda punta, però si potrebbe mettere un calciatore tra le linee d'attacco di centrocampo, penso a Brienza, ma anche un Memushai eventualmente penso possa giocare lì, e lì magari vai a dare comunque un altro uomo, quantomeno in fase di non possesso, al centrocampo, e quindi riusciresti ad avere una squadra più equilibrata. Queste ovviamente sono tutte nostre idee, non sappiamo se Grosso effettivamente farà, insomma, adotterà questo tipo di modulo e di gioco, però così noi da non esperti in materia vediamo le cose in questo modo. Vediamo un pochino se Grosso proseguirà su questa strada oppure no. Intanto c'è un amico in linea. Ciao, benvenuto a Tanto lo capirai. Ciao, buongiorno, sono Marco da Toretto, è un piacere di sentirvi. L'ultima volta era prima della fine dell'anno e sono molto contento di ritrovarvi. Ti devo fare un appunto, perché quella parola "non siamo esperti" ve la dovete togliere, perché insomma ormai siete una realtà e forse siete l'unica o forse una delle pochissime trasmissioni a carattere sportivo che sono, pur nella imparzialità, cioè pur nella parzialità di essere del Bari, però siete imparziali, quindi quando le cose sono giuste le dite, quindi questo vi va dato atto. Per quanto riguarda il Bari, volevo insomma fare un appunto. Oramai a questo punto già c'era la squadra prima, dovesse arrivare Memushai, che è di caratura superiore, io penso che siamo coperti e stracoperti in tutti i ruoli, forse anche di più, e quindi adesso l'unica cosa da fare è confermare il modulo di gioco, tenerlo là, portarlo avanti, però tirar fuori quel carattere che è mancato in molte partite, soprattutto in trasferta, perché onestamente non vedo a questo punto diciamo di gennaio, nel momento in cui si fanno acquisti, squadre superiori al Bari, forse al pari del Bari, però superiori sicuramente no. Va bene, grazie Marco, buona giornata a te. Beh, abbiamo parlato, l'ha fatto anche il radioascoltatore nel suo intervento, di Memushai, nella tarda serata di ieri l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha lanciato una news che andiamo a leggere. Legge al Memushai, ha detto sì al Bari, una scelta convinta da parte del centrocampista. La situazione va monitorata giorno per giorno, ma in linea di massima bisognerà attendere la prossima gara del Benevento a Bologna, dopodiché il centrocampista albanese dovrebbe essere liberato. Il club di Vigorito lo aveva ingaggiato dal Pescara in prestito con obbligo di riscatto. Il Bari metterebbe poco meno di 500.000 euro per il cartellino, con la disponibilità ad allungare il contratto in scadenza fino al 2020. Beh, in realtà noi di Memushai ne abbiamo parlato in tempi non sospetti, prima ancora che venisse ufficializzato Oikonomu. Se ricordate, forse sarà stata la settimana scorsa, vi dissi che i prossimi acquisti del Bari sarebbero stati Memushai e Oikonomu. Uno è già arrivato. Per Memushai c'è l'accordo da tempo, sia con il Pescara, ma soprattutto con l'agente del calciatore e con il calciatore. Quindi il calciatore ha detto sì a Bari, ma da parecchio tempo, addirittura da dicembre. Quindi diciamo non ha detto ieri sì al Bari, ma risale almeno a 20-25 giorni fa questo assenso di Memushai verso il Bari. Luca, piuttosto interessante quanto dice Pedullà sul discorso contrattuale. Quindi il Bari che pagherebbe circa 500.000 euro per il cartellino di Memushai, operazione giusta oppure forse un po' troppo? Beh, è un investimento comunque importante, considerando che parliamo di un calciatore sulla trentina, quindi è chiaro che
si va a fare un investimento importante per un calciatore che però, a mio giudizio, può davvero essere protagonista in un campionato come la Serie B, e anche in un'ottica futura, andando, diciamo, a gestire la situazione contrattuale, allungando il contratto fino al 2020, può essere sicuramente, anche eventualmente in una categoria superiore, un elemento importante per una squadra. Quindi sicuramente un'operazione che, a mio giudizio, potrebbe essere azzeccata da parte del DS. Leggiamo qualche messaggio, tantissimi messaggi giunti in redazione. Allora, c'è Pierre che ci scrive: allora, quanti tifosi saranno previsti a Cesena? Beh, un po' presto, però so che si stanno muovendo bene, ci sarà un bel numero di tifosi a Cesena, secondo me saremo sul migliaio. Poi Kozak sarà titolare, vediamo un pochino, presto per dirlo, diciamo che ha buone chance. Poi c'è Boris che dice: sono d'accordo col presidente, Memushai si avvicina, mi sembra, con Henderson e Memushai anche a centrocampo abbiamo più scelta. Poi Alessandro: per quanto riguarda l'attacco non credo che si possa trovare di meglio, per quanto riguarda le cessioni importante vedere cosa, che fine farà Anderson. Poi Saverio: sono d'accordo col presidente perché abbiamo un patrimonio in attacco ancora immacolato, tutto da scoprire. Poi Antonio: sembra un calciomercato da Champions League quello fatto dal Bari, era necessario dato il livello di questo campionato mediocre. Ragazzi, però mettiamoci d'accordo, non fanno acquisti e vi lamentate, ne fanno e dite che è un'esagerazione. Io penso che abbiano fatto le cose giuste, niente di esagerato. Poi siamo i tre tifosi di Monopoli della nostra Bari, siamo d'accordo con il presidente, secondo noi bisogna sfoltire la difesa, esempio mandare via Capradossi, sempre svogliato, peccato per il lottatore Tonucci, comunque possiamo farcela. Sì, Capradossi penso che sia ormai fuori dal progetto. Restando in tema calciomercato, un'altra notizia abbastanza intrigante giunge da Parma, lo rivela il sito Sport Parma, che parla di un interesse del Bari per un ex calciatore biancorosso, Luca Siligardi. Siligardi, che ha fatto bene qualche stagione fa, quest'anno molto male il suo campionato, pensi che possa essere un calciatore, diciamo, un'alternativa potenziale a un Galano, ad un'impronta? Beh, io direi di sì, perché è un calciatore che ha delle qualità importanti. È chiaro che ha trovato pochissimo spazio quest'anno a Parma, perché aveva davanti comunque calciatori come Insigne, come Di Gaudio, come lo stesso Baraje, che nella prima parte di stagione, con la disponibilità di Calaiopini, aveva impiegato più da esterno che da centravanti, quindi comunque aveva una concorrenza abbastanza forte. È chiaro che verrebbe qui consapevole, insomma, di doversi giocare il posto con Improta, ma soprattutto con Galano. Però penso che sia un calciatore che non abbia mai effettivamente espresso tutte le proprie potenzialità, quindi nel momento in cui il Bari ha comunque due calciatori titolari di un certo livello, ha comunque la possibilità di eventualmente giocare quel ruolo lì con Sissé o con Floro Flores, penso che Siligardi possa rappresentare un'arma importante, ecco. Okay. Potrebbe esserci uno scambio, ma io ci credo veramente poco, col Parma, perché il Parma è interessato a Morleo. Ci sono le dichiarazioni del DS Fagiano che dice: per quanto riguarda Morleo stiamo cercando una soluzione condivisa col Bari. Io penso che sia difficile, insomma, scambiare uno come Siligardi con Morleo, penso siamo anche su valori diversi, però qualora dovesse andare in porto questo scambio, secondo me ci guadagnerebbe il Bari, con tutto il rispetto e il bene che possiamo volere per Archimede Morleo. Per quanto riguarda altre notizie, si ipotizza un duello Bari-Foggia per due calciatori del Milan, vale a dire Cosè Mauri e Zanellato. Sono due calciatori 96, classe 96 e classe 98, in uscita dal Milan, e pare che ci sia un duello Bari-Foggia. Luca, Cosè Mauri l'abbiamo nominato tante volte, mentre quest'altro ragazzo? Zanellato è una mezzala che è entrato nel giro della prima squadra a partire da quest'anno, ha fatto anche un paio di presenze in Europa League, è sicuramente un giovane di prospettiva, però in questo momento credo che obiettivamente soltanto l'arrivo di un calciatore come Memushai possa rappresentare, diciamo, la ciliegina sulla torta, il valore aggiunto per la rosa del Bari, mentre chiaramente per quanto riguarda Zanellato, pur avendo delle ottime prospettive di carriera, parliamo ancora di un ragazzo che non ha, diciamo, esperienza ad alti livelli comunque tra i professionisti, quindi diciamo che prenderei altre strade.
Intanto ieri si è parlato spesso di azionariato popolare, ci sono stati vari articoli, varie notizie, diciamo che molti giornalisti hanno valutato in questa maniera le dichiarazioni del presidente durante la festa per i 110 anni. Io ieri vi dissi, non siamo sicuri che il presidente intenda proprio l'azionariato popolare. Beh, in realtà non è così. Il presidente vuole semplicemente aprire la società ai tifosi mediante varie operazioni, però non si tratta assolutamente di un'apertura per quanto riguarda il capitale, quindi non c'è l'idea di far diventare soci di capitale i tifosi. Ci sono tante altre idee che magari più tardi andremo a valutare. E ora colleghiamoci sul forum, col forum di orgogliobarese.it, perché la notizia di Siligardi ha stuzzicato un po' la fantasia dei tifosi iscritti al forum. Leggiamo qualche commento. C'è l'utente Ufra che dice: se Sogliano riesce a scambiarlo con Morleo è un grande. Poi l'utente Sbam: quest'anno malissimo Siligardi. Poi l'utente Uspatriati: questo è uno che se sta bene può giocare ovunque. Poi Terrone Barese: un mistero come mai questo talento non si sia mai completamente espresso. Poi l'utente Andrea 0383: scambio che farei al volo, scambio Morleo Siligardi. Uno come Siligardi sarebbe più che un'ottima alternativa di Improte e Galano. Poi l'utente Mark Denick: scambio da fare ad occhi bendatissimi. Poi Pier 01: è uno scambio che può andare solo a nostro favore. Infine l'utente Ago: Siligardi sarebbe il top. Quindi tifosi del Bari super favorevoli a questo ipotetico scambio Siligardi-Morleo. E sempre in ottica mercato, da registrare un'altra ufficialità nella giornata di ieri, vale a dire la cessione in prestito alla Fidelis Andria di Giuseppe Scalera. Scalera che ieri è stato presentato a stampa e tifosi. Ascoltiamo le sue parole. Tanto non capirai. Sì, questo è un vero primo anno tra i professionisti, nonostante le quattro presenze l'anno scorso col Bari, però è il mio primo banco di prova. Ecco, sensazioni diciamo in generale. Ottime sensazioni, perché comunque vengo dal Bari, mi sono sempre nato in prima squadra e comunque conoscevo già l'ambiente della prima squadra. Ciò non toglie che sono venuto qui con ottimi presupposti e voglio far bene, aiutare la squadra e giocare il più possibile. Così come Torino, anche per me è successa la stessa cosa, sentendo il direttore, poi comunque giochiamo con un modulo congeniale per me. Quindi questa è stata una delle caratteristiche principali per cui ho scelto Andria su altre squadre, è stata questa, per questa cosa ho scelto Andria. Beh, penso che comunque per un giovane come me è abbastanza difficile trovare spazio in una piazza esigente come Bari, poi comunque quest'anno come ogni anno la piazza spinge a risultati importanti, quindi a maggior ragione per un 98 come me è stata dura trovare spazio. Però sono stato bene, mi sono allenato sempre col gruppo, come ho detto in precedenza, e quindi sto bene anche fisicamente, quindi sono carico. Devo cercare di giocare più partite possibili e comunque far bene ogni qualvolta sarò chiamato in campo. 6 mesi fa, appunto, sono arrivato terzo al mondiale. Radio Mi Piace. Questo Giuseppe Scalera, facciamo un grosso in bocca al lupo a questo ragazzo, sperando che possa trovare spazio, giocare bene con la Fidelis Andria di Paolo Montemurro. Luca Scalera che insomma, ha ammesso in maniera, è stato molto onesto nella sua analisi, sono giovane, è difficile trovare spazio in una squadra come il Bari, composta da determinati calciatori che punta soprattutto alla Serie A. Sì, soprattutto quando comunque hai davanti delle alternative di un certo livello. Perché voglio dire, Anderson è stata una scoperta del DS Sogliano. Fiamozzi comunque è arrivato a Bari con un curriculum di tutto rispetto, così come il ritorno di Sabelli. Chiaramente sono tutti diciamo fattori che hanno ostacolato tra virgolette la presenza in campo di Scalera, che speriamo possa, come diceva anche lui, giocare un numero più elevato di partite in modo tale che possa davvero iniziare a prendere confidenza con determinati tipi di campionati e magari valutare poi il suo impiego in ottica futura. Infatti io mi stupisco quando ascolto, leggo qualcuno che si lamenta perché Scalera non trova spazio. Se hai davanti i calciatori che hai appena citato,
come potrebbe mai trovare spazio, anche se parliamo comunque di un buon prospetto. Mi sembra normale che prima di lui ci siano almeno tre calciatori che danno più garanzie per una serie di motivi, quindi non mi sorprendo. Magari questo ragionamento l'avrei fatto l'anno scorso, comunque negli anni precedenti, quando non c'erano tutte queste alternative in quel ruolo, però quest'anno veramente mi sembra anche assurdo parlare di questo argomento. Bene, noi ci fermiamo per un minuto e torniamo subito. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura e specializzati nella riparazione di vetture grandinate. Gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti, relativamente al servizio richiesto, con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate, e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. Radio Mi Piace. Bene, rieccoci, siete sempre qui su Radio Mi Piace. Vi ricordo, il quesito odierno, il presidente Giancaspro ha dichiarato che non ci saranno operazioni nel reparto offensivo. Siete d'accordo? Leggo qualche altro messaggio. Buongiorno ragazzi, io darei fiducia ai quattro attaccanti che abbiamo. Ora bisogna solo sfoltire la rosa. Questo lo scrive un amico che si firma Vicky 1978. E siamo giunti al momento dell'approfondimento per parlare di calcio giocato, calcio mercato, ma anche di questo storico compleanno del Bari. Ci affidiamo al giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Guido. Buongiorno Antonio. Buongiorno a voi. Allora Antonio, partiamo da questi 110 anni del Bari. Rivolgo a te la domanda che ho rivolto a tanti ex calciatori e dirigenti in questi giorni che sono intervenuti ai nostri microfoni. Cosa rappresenta per te il Bari, soprattutto per te che, ricordiamolo, non sei nativo di Bari? Ma io sono ormai barese d'adozione, sono vivo a Bari da mezzo secolo, quindi insomma il conto è presto fatto. Una volta all'inizio, quando facevo l'inviato a Lecce, quando il Lecce era in A per il Corriere dello Sport, mi chiedevano spesso, per mettermi in imbarazzo, ma che cosa io da leccese veniva a Bari, e io spiegai che il tifo è un bacillo che va alimentato, quindi calcisticamente è chiaro che ognuno fa la sua professione. Cioè Luigi Ferraiolo, per anni la prima firma del Corriere dello Sport è Tarantino, per dire, insomma, cioè il discorso delle firme conta poco, il luogo di nascita conta, la professione conta, la serietà. Io quando scrivo faccio esclusivamente giornalista, è evidente. Antonio, insieme a Franco Cirici, siete voi i giornalisti che seguite da più tempo le sorti del Bari. Ecco, se pensi ad un aneddoto legato al passato biancorosso, immagino ce ne saranno tantissimi, cosa ti viene in mente? Magari un diverbio con un tecnico, un calciatore, qualcosa che magari si può dire ora a distanza di tanti anni. Mia personale? Sì. Beh, la mia personale era... C'ero io inviato a Torino insieme con Vito Marino della Gazzetta del Mezzogiorno. Eravamo a Torino, era la quarta di campionato, c'era Salvemini, allenatore del Bari, e Vincenzo Madarrese presidente. Beh, io chiesi se la panchina di Salvemini ormai era in bilico, perché insomma dopo la sconfitta sul campo della Juve, poi era il Bari che poi fu preso da Bonek, insomma mi apostrofò: stai zitto cretino, una frase di questo genere, insomma, che finì su tutti i giornali, quindi per spiegarti i rapporti che c'erano, perché noi facevamo le domande, una domanda che irritò notevolmente il Bomice, insomma, da Pesce. Un rapporto un po' conflittuale con Vincenzo Matarrese. Ci sono stati dei momenti, il presidente era un presidente sanguigno, noi facevamo i cronisti, e quindi certe volte, certo, non erano domande, era un momento particolare, insomma, per la squadra, era la squadra di Platt, era partita con grandi sogni, doveva toccare l'Europa, però dopo in realtà, insomma, fece un campionato da retrocessione.
Antonio, veniamo al Bari dei giorni nostri, parliamo di calciomercato, sistemata la difesa, ora Soliano dovrà concentrarsi un po' sul centrocampo, quasi fatta per Memusciai, finirà qui il calciomercato in entrata del Bari oppure no? Ma il calciomercato in entrata del Bari, e qui si parla sempre di acquisti, cioè, a me sembra che la consegna sia vendere per comprare, sul mercato c'è Anderson, non lo dimentichiamo, il Bari avrebbe voluto sistemare anche Sabelli, ma a Sabelli non sono arrivate richieste come al solito, come ogni anno. Si parla di Sabelli all'Empoli, al Brescia, al Verona, per esempio, in realtà in società non c'è una mezza richiesta. E allora il giocatore che può fare cassa, qui ci vuole un giocatore che faccia cassa. E il giocatore è stato individuato in Anderson. Anderson è seguito dal Benfica, inizialmente c'era anche il Monaco, c'è il Benevento che ancora non ha fatto un'offerta, e Anderson sarà sicuramente sacrificato. Non ci scappa, anche perché il Bari, avendo Sabelli, Anderson e Fiamossi, uno dei tre è di troppo. Se parte Anderson, Fiamossi rimane, non va più al Palermo, come si scrive continuamente. Quindi c'è questo problema. Insomma, i giocatori da mettere sul mercato sarebbero Micai, Sabelli e Anderson, però il giocatore più attendibile è sicuramente Anderson. Quindi, non dimentichiamo che il 13 febbraio ci sono da pagare gli stipendi. Cioè, ogni società di calcio ha le sue scadenze e il Bari deve rispettarle, no? Quindi tu ipotizzi Anderson in partenza già a gennaio, non a giugno? Sicuro, sì, sicuro. A meno che non hanno la fortuna, è chiaro che è un sacrificio, un sacrificio anche per Grosso, perché ha trovato in Anderson, a differenza degli altri, Isabelli, il suo interprete migliore, perché Anderson è un giocatore che sulla fascia ha fatto la differenza, in costante crescita. In pochissime partite, se pensiamo che ha 6 presenze, ma in realtà ne ha giocate 4, in 4 partite questo ha incantato, quindi è un giocatore molto seguito, ha appena 22 anni, il Bari lo ha preso a costo zero, un bel colpaccio da parte di Soliano, quindi un giocatore va sacrificato sicuramente. Vi ricordo che siamo in diretta col giornalista del Corriere dello Sport Antonio Guido. Antonio, condividi la scelta confermata anche da Gian Caspro di non intervenire nel reparto avanzato? Ma guarda, il mercato non è entrato ancora nel vivo, a volte il presidente fa delle dichiarazioni che non sono proprio in sintonia con il direttore sportivo, che poi ha l'aspetto tecnico, ma sai, Gian Caspro è un po' lontano dal mercato, no? Gian Caspro sta seguendo la vicenda stadio, va e viene da Milano alla ricerca di finanziatori, adesso addirittura ha allargato lo sguardo a tutta la tifoseria, insomma, si parla anche di una partecipazione popolare, azionaria, insomma, così, che lascia un po' perplessi in realtà, tra virgolette, ma è chiaro che era l'intento di coinvolgere tutti in questa grande operazione stadio, ma il settore mercato lo cura esclusivamente, quindi Giancaspo è in tutt'altre faccende affaccendato, il settore mercato lo cura esclusivamente Soliano. Non ci sono richieste per Floro Flores, come sembra. Floro Flores chiaramente non partirà titolare, non giocherà sicuramente a Genoa. Se per caso Floro Flores dovesse andare da Soliano e dire che lui non gradisce e soffrire in panchina, probabilmente potrebbe partire Floro Flores, ma finora Floro Flores non si è mosso in questo senso. Certo. Quindi solo questo potrebbe essere la partenza. Diversamente è un Bari che dovrà anche ripensare il Bari in una maniera diversa. Finora ha vissuto su Galano e in Prota, ma in Prota non segna già da 11 giornate. Galano, le analisi vanno fatte anche in un certo modo, cioè siamo tutti, se Galano dovesse fare 7 gol nel giorno di ritorno, noi avremmo un grande Galano con 20 gol nel giro di un campionato, ma dobbiamo anche mettere in preventivo che Galano non possa non ripetersi a quei livelli nel giorno di ritorno, quindi bisogna cercare di giocare in una maniera tale che venga anche favorito. Gli attaccanti li abbiamo anche, Kozak, Nenè e Floro Flores, giocando in una maniera diversa, cercando di rifornire non con avanzi da cucina, ma di rifornire con ghiotte palle gol le punte, forse probabilmente qualche gol in più arriverà. Per esempio Cissé potrebbe essere per me un'alternativa all'Improta, forse Improta avrebbe bisogno anche di rifiatare. Farebbe bene anche che il giocatore si risolverebbe, no? È un giocatore sempre presente nel Bari, e non a caso poi c'è la trattativa Memusciai, che è ancora aperta, perché tra l'altro
Juric e Sandro sono arrivati due centrocampisti, sì, a Benevento, Juric. Quindi Benevento e Memusciai si ritrovano in soprannumero. Alla fine Vigorito dovrà pure prendere una decisione, anche perché si è detto chiaro, tra Memusciai e De Zerbi non c'è feeling, il giocatore non va d'accordo, ha chiesto di andare via, ecco perché si è già accordato con Sogliano, il suo procuratore è stato chiaro, che poi stranamente il procuratore di Memusciai è anche il procuratore di Fiamozzi, no? Sogliano gli ha detto Fiamozzi per adesso non si tocca, se parte Anderson o parte Fiamozzi rimane, quindi la situazione è questa. Antonio, infine una battuta, sempre sul mercato d'uscita, in uscita, credi che l'avventura di Capradossi sia ormai terminata, l'avventura a Bari? Non ho capito, scusa, Fiamozzi? Capradossi? Beh, penso di sì, che Capradossi, insomma, praticamente che cosa fa? A Bari non giocherebbe, sarebbe in banchina, è un giocatore della Roma, bisognerà parlarne con la Roma, potrebbe rimanere ma solo per fare tappezzeria, quindi mi sembra un ragazzo di 21 anni, insomma, forse sarebbe meglio andare a giocare, come è successo anche per Scalera, no? Non si può stare a fare lo spettatore. Voglio dire, non è escluso, il mercato deve entrare nel vivo, che alla fine qualche movimento in attacco possa anche succedere, no? Non so se mi spiego, però sicuramente non sarà il Bari del giorno di andata, anche perché ormai a Galano e a Improta hanno preso le misure, come si dice spesso nel calcio, no? E quindi Sogliano deve studiare qualcosa di diverso. È anche grosso. Perfetto, io ringrazio il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Guido per essere intervenuto ai nostri microfoni. Antonio, grazie mille e buon lavoro col Corriere dello Sport. Ciao, buon lavoro anche a voi. Grazie, ciao Antonio. Beh, molto interessante quello che ci ha detto Antonio Guido. Leggo qualche messaggio. Buongiorno a tutti, sono Pasquale. Ora che abbiamo marcatori forti non ha senso perdere un uomo a centrocampo per giocare a tre dietro, ammesso che giochi Cacia, hanno esterni di movimento e rischieremo di avere giocatori in esubero sulla linea difensiva. Non ho capito bene questo messaggio. Poi, come giustamente evidenzia Antonio Guido, la cessione di Anderson è necessaria per far cassa, abbiamo stipendi da pagare e di bilancio, un bilancio in sospeso. Dice non se ne sta parlando più. Beh, in realtà il presidente qualcosina l'ha detta tempo fa, si è parlato anche addirittura di aumento di capitale, qualcosina verrà fatta da questo punto di vista. In attesa di recuperare Luca Deleteris, andiamo avanti con la rassegna stampa di Tanto Non Capirai. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, articolo di Franco Cirici che titola Compatto e letale, ecco come sarà il Bari. Poi vengono riportate. Si parla anche di mercato. Oggi incontro decisivo per la mezzala albanese Memusciai. Il Benevento appare ben disposto alla cessione. Poi si parla anche delle dichiarazioni di Giancaspro riportate ieri anche sul sito. E poi lo spazio per il settore giovanile, articolo di Onofre Dellino. Agostinelli, poker di reti e lui l'oro dell'Under 16. Cambiamo giornale, Gazzetta del Mezzogiorno. Bari, i tifosi e lo stadio, il piano di Giancaspro, il posto vitalizio, bond o mini bond per fidelizzare la gente. Quindi non si parla di azionariato popolare come abbiamo detto anche all'inizio puntata. Poi c'è l'editoriale di Michele Salomone, business e passione, due facce, una medaglia. E poi per quanto riguarda il calciomercato, Anderson si tratta col Celtic, ma nel mirino c'è anche Fossati. Luca Deleteris, abbiamo parlato di della questione stadio, come vedresti uno stadio, diciamo, personalizzato con dei posti a vita per i tifosi biancorossi? Beh, sicuramente è un'idea molto molto intrigante. È chiaro che per fare determinate operazioni ci deve sempre essere come in tutto un minimo di civiltà da parte dei destinatari, in questo caso i tifosi, di queste idee, di queste operazioni. Quindi diciamo che bisognerebbe innanzitutto sensibilizzare tutti al rispetto di determinate regole, di determinati criteri, e poi per il resto verrebbe da sé, perché veramente sarebbe una bella idea. Assolutamente, qualcosa che in Italia credo forse solo la Juve l'ha fatto, da quello che mi risulta, però sarebbe sicuramente un passo in avanti. Bene, è veramente tutto anche per quest'oggi. Vi ricordo che le repliche di Tanto Non Capirai sono disponibili sul canale ufficiale
di Radio Mi Piaci, ma sono anche su Spreaker, quindi ascoltabili come podcast. Cercate Nicola Lucarelli e troverete le puntate della trasmissione. Saluto e ringrazio Luca Deleteris. Luca, appuntamento a domani. Ciao Nicola, grazie a te, una buona giornata a te e a tutti i nostri radioascoltatori tifosi del Bari. Ringrazio Fabio Scorcia in regia e tutti voi per averci seguito. Tanto non capirai, torna quindi domani qui su Radio Mi Piaci con una nuova puntata. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli.